Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Vedrai la pompa di innesco in alto a destra del compartimento del motore. Per sostituire il filtro del gasolio, bisogna sollevare la parte anteriore dell'auto per rimuovere la ruota anteriore destra e accedere al filtro. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare la nostra guida sollevare l'auto in sicurezza. Adesso bisogna rimuovere il parafango anteriore destro per accedere al filtro del gasolio. Rimuovi le linguette di sostegno del parafango aiutandoti con una pinza universale. Infila la pinza più a fondo possibile sotto la linguetta e muovila un po' in tutte le direzioni, mentre la tiri verso di te. In tal modo eviterai di rompere le linguette e potrai riusarle. Usa un cacciavite Torx 15 per rimuovere le due viti sotto il paraurti. Adesso puoi rimuovere il parafango. Usa una chiave a bussola con bussola da 10 per svitare la placca metallica che protegge il filtro. Sgancia il filtro spingendo verso l'alto per staccarlo dal suo alloggio. Mi raccomando, proteggi il pavimento con un cartone o con un bidone per il recupero dei liquidi. Per disconnettere ciascun tubo, spingi con l'unghia o con un cacciavite piatto sulla parte colorata del connettore. Contemporaneamente, tira sul tubo. Rimetti a posto il filtro. Confronta il filtro nuovo con quello vecchio per assicurarti che siano identici. Riconnetti il nuovo filtro, un tubo alla volta. Riconnetti il nuovo filtro nel suo alloggio. Prima di rimettere tutto a posto, assicurati che il filtro funzioni bene. Prima di mettere in marcia, pompa sulla pompa di innesco finché non diventa dura. A questo punto puoi mettere in marcia. Poi spegni di nuovo e rimetti a posto la placca di protezione. Adesso puoi rimettere a posto il parafango. Adesso puoi rimettere a posto la ruota e riabbassare l'auto. Non dimenticare di stringere bene la ruota. Operazione conclusa.